Ogni bambino abbandonato o costretto a vivere nella strada, diventato preda delle organizzazioni criminali, è un grido che sale a Dio, è un grido di accusa contro un sistema sociale che da decenni critichiamo, ma che facciamo fatica a cambiare secondo criteri di giustizia. Nessuno può rimanere inerte di fronte all'urgente necessità di salvaguardare la dignità della donna minacciata da fattori culturali ed economici. Il monito del Papa a fermare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale o lavorativo di donne e bambini, troppo spesso considerati dei pacchi e costretti alla vita randagia, è di nuovo fortissimo. Francesco lo rivolge ai partecipanti al simposio internazionale sulla pastorale della strada, che in Vaticano si sono confrontati su come agire per debellare questa piaga che colpisce 20,9 milioni di persone. Un fenomeno aggravato di recente dalle migrazioni e dalle guerre, colpevoli di aver portato sull'asfalto migliaia di schiavi, ma che in alcuni paesi, come quelli dell'Africa centrale o dell'America Latina, esiste da sempre. Qui, tra l'altro, il 53% delle donne è vittima di violenza. Suor Maria Cristina Roletti, benedettina, vive e opera in Brasile da 30 anni. Nel continente questa violenza di genere provoca più vittime del cancro, della malaria, degli incidenti stradali, dei conflitti armati. E le cifre della violenza sessuale contro le donne registrano 500 episodi al giorno. Si tratta dunque di un tasso di violenza enorme esercitata contro queste persone. I dati peggiorano se si guarda i bambini persuasi con promesse e soprusi. Nel mondo 5,5 milioni di minori sono vittime di lavoro forzato, tratta ai fini di sfruttamento sessuale oppure vengono risucchiati nella spirale della droga. 150 milioni quelli che fanno della strada la propria casa. Loro, dice padre Ugo Fabian, da anni in Medio Oriente per la società non esistono, così come le donne, spesso abusate all'interno della famiglia. È una situazione molto, molto speciale, molto particolare quello che succede, perché non è soltanto di gente strana che queste donne stanno soffrendo questa situazione, ma anche tante volte delle stesse famiglie. Perché? Perché esiste una cosa che da noi in Occidente non esiste, quello di... non possono parecchie volte dire alta voce quello che succede. Se loro, queste donne, se dicono quello che stanno soffrendo, anche possono essere uccise. Guardando gli insegnamenti di Papa Francesco, missionari ed esperti di tutto il mondo concordano sulla necessità di intensificare la pastorale di strada per garantire sicurezza, liberazione e reintegrazione contro un sistema economico che considera la persona come merce. Dunque accoglienza fraterna, fisica e spirituale, prossimità concreta, collaborazione con i governi, ma non solo. Ancora Suor Roletti. La Chiesa risponde a queste tante persone creando rapporti di amicizia, nutrendo legami di fiducia. Nella Chiesa esistono anche voci di denuncia di tutte queste situazioni, perché è necessario anche dare risposte alle persone, nel senso di aiutarle a segnalare i meccanismi di morte che esistono per far sì che tutti possano vivere una vita più piena e degna.